grande risultato. Adesso il parroco del Santuario al novello sacerdote Don Luigi, segno dell'autorità ricevuta con l'ordinazione sacerdotale, simbolo del pastore che mette sulle sue spalle la pecorella. Evviva il sacerdozio cattolico! Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva Don Luigi! Allora, ascoltate bene, vi do l'orientamento per la processione. Apre... Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che di cui ho affidato dalla pietà celeste. Amen. E preghiamo al cuore della nostra Madre Dolcissima, Nostra Signora di Castellino, perché possa prendere sotto il suo potentissimo manto il nostro Vergine Maria, Nostra Signora di Casandrino. Applaudiamo al valore sacerdote!
giornata particolare per la nostra comunità, una giornata che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione per un dono, un regalo che viene dato alla nostra comunità con l'ordinazione del neo sacerdote Don Luigi. A lui noi portiamo i nostri migliori auguri di tutta l'amministrazione, a nome di tutta la cittadinanza, perché lui possa svolgere un ruolo così importante che gli è stato affidato dalle autorità della Chiesa, un ruolo a cui noi consegniamo una speranza, un'aspettativa per la nostra comunità che ha tanto bisogno di giovani come lui, che possa dare quel sostegno morale, quell'aiuto psicologico alla nostra comunità che ha tanto bisogno di risollevarsi ancora di più e migliorare la qualità della nostra vita. Ci riempie di commozione e di entusiasmo pensando che questo dono di Don Luigi appartiene e ci viene dato anche come testimonianza di un parroco scomparso da poco, Don Peppino Vitale. Lui è cresciuto, si è formato sotto la sua guida, ha recepito da lui il messaggio che lo riempie di entusiasmo e sicuramente sarà un testimone per continuare quella che è stata la sua missione nella nostra comunità. A lui noi facciamo i nostri migliori auguri perché possa ricordare e possa mantenere alto quello che è stato il messaggio del nostro parroco Don Peppino. Oggi lui assume questo compito che certamente non ha fatto mancare niente il nuovo parroco che si è insediato, Don Ernesto, che ha saputo rappresentare, ha saputo mantenere alto il livello di qualità della nostra comunità e ha continuato a dare e sicuramente continuerà a dare ancora di più con l'ausilio del neo sacerdote Don Luigi. Rinnoviamo a lui gli auguri e noi come amministrazione siamo a suo fianco per poter migliorare e per poter dare tutto quel sostegno istituzionale per poter superare tutti gli ostacoli che sicuramente ci saranno e quello che noi possiamo fare come amministratori pubblici lo faremo a 360 gradi. Grazie e vi auguro buon lavoro per il giorno.
me l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, affinché mi custodisca nel suo amore, come custodì e proteste il suo divino Figlio. A lei, la più tenera fra le madri, oggi consacro la mia esistenza e il mio sacerdozio, perché possa essere nel mondo testimone fedele del suo Figlio. Don Luigi ora si recherà dinanzi alla Madonna per donare la rosa d'oro che avete visto e per offrire l'incenso e pregare tutti insieme con la preghiera che avete ricevuto durante. A voi, papà e mamma, fa un ringraziamento speciale.
Oggi è la festa della Madre, quindi è doppio uno speciale ringraziamento a colei che per 9 mesi mi ha portato nel suo tempo per darmi la luce. A lui e a te.
alla tua